Soddisfatti, ci spostiamo dalle acque del secondo chakra al terzo chakra, situato nel plesso solare, il loto giallo di Manipura, che significa gioiello splendente. Dalla terra, all'acqua, al fuoco. Qui la scintilla divina della coscienza accende l'impeto della nostra volontà per ardere nella resistenza ed infondere vita nell'intero sistema. Le fiamme palpitanti di energia ci invigoriscono al fine di risvegliare il nostro potere, per ardere con uno scopo, per rafforzare la nostra volontà. Manteniamo questa fiamma accesa attraverso tutte le sue afflizioni, nonché sofferenze, mentre sconfiggiamo gli ingorghi verso una crescente libertà e verso il potere. Affinché questo fuoco non si consumi da solo, questo potere deve essere sfruttato. Con una pratica diligente uniamo le energie interiori ed esteriori. Un notevole compito mentre seguiamo il serpente caotico ed ardente di Kundalini, sfruttando la sua energia, portandola nei nostri ventri per rivelarsi quale potere. Questo fuoco ci sostiene e ci mantiene mentre bruciamo l'io e si scioglie nel gioiello splendente che è la vera sorgente di potere in Manipura. Lasciando il terzo chakra acceso, ci spostiamo verso il cuore per trovare un loto verde a 12 petali chiamato Anahata, il cui significato è illeso o non stregato. L'elemento di questo chakra è l'aria, mentre ci innalziamo nella dolcezza e la vastità del cielo. Ora il serpente Kundalini ci trasporta verso l'alto, sulle ali dell'amore, per abbracciare il risveglio dello spirito divino, che invita il cuore ad aprirsi e volare libero, espandendo nell'elemento aria ad ogni respiro, ci eleviamo verso l'infinito, diventando leggeri e vasti all'interno. Ballando allegramente con un altro, si entra nel mistero dell'amore e della relazione mentre trascendiamo l'io e viaggiamo con altri nel regno divino del cuore. Unendo firmamento e terra, maschile e femminile, mente e corpo, in perfetto equilibrio, il cuore è un punto soffice, tenero, profondo, un luogo di compassione, nonché di legame. Al suo risveglio, il cuore pulsa al ritmo della vita, pulsando il suo amore attraverso tutti i nostri legami, proprio ed altrui, cultura e pianeta, umano e divino. Aprendo il proprio cuore, creiamo la possibilità di un cuore globale, ora agli albori della coscienza umana. Thank you.
dall'equilibrio del cuore, ci spostiamo ora nel loto blu a 16 petali, situato nella gola e chiamato Vishuddha, il cui significato è la purificazione. Nel regno etereo del chakra della gola, Kundalini risveglia le vibrazioni del nucleo interno. Il suono trasportato attraverso l'aria, intrattenendoci al ritmo della musica delle stelle. Ascoltate il mormorio della voce interiore. Ascoltate la canzone che sorge dal vostro cuore. Dall'om primordiale, la vibrazione ondeggia attraverso l'intera creazione, echeggiando, esprimendo, armonizzando, sincronizzando, aprendo le nostre voci al fine di cantare la nostra verità nel coro della vita. Dall'interno all'esterno, il nostro modo di esprimerci fluisce in ondate di vibrazioni, trasportandoci sempre più in profondità ed in profondità verso la verità che ci portiamo dentro e la verità che troviamo all'esterno. Dalla vibrazione al suono, al linguaggio, la comunicazione, l'espressione e la creatività. È il mezzo di trasferimento della musica, della conoscenza e della poesia attraverso il tempo.